Parliamo di fotografia qui a Tutto Sposi in TV, parliamo di come immortalare e riprendere quello che è il giorno più bello di una coppia. Lo facciamo con un maestro dell'arte fotografica, Umberto Panico, ben arrivato qui al nostro set televisivo. Ciao, grazie, anche buonasera. Lei è presente in fiera qui. Certamente. Con il suo piccolo studio fotografico allestito per l'occasione. Certo. Dove è presente? Noi siamo presenti al padiglione 4. Quindi basta dire padiglione 4, poi ci si incontra nel percorso. Quali sono le ultime tendenze in fatto di fotografia per appunto riprendere e immortalare il giorno del sì? La parola immortalare è bellissima, anche se ha un senso un po' particolare secondo me. Diciamo che oggi non c'è più una vera e propria regola, gli sposi sono molto ma molto esigenti, quindi si parte da riprese d'attualità, un po' da backstage, un po' di essere un fotografo quasi discreto in alcuni momenti, quindi riprendere attimi che forse manco si aspettano di essere ripresi, però secondo me anche un attimo dove la tecnica faccia parlare di te, anche quello è importante. E quindi secondo me un misto di queste essenziali situazioni potrebbe dare un ottimo risultato. Io so che lei ha anche una grande attitudine nel creare dei disegni con le persone, ha disegnato per esempio un cuore proprio con degli invitati. Diciamo che la creatività nell'attimo in cui lavori è messa un attimino in discussione dalle persone con le quali in quel momento hai il contatto. Hai il contatto con una coppia dinamica ai massimi livelli, con tanti amici che circondano questi ragazzi, ti saltano certe idee in certi momenti, quindi amici, non so, strette di mano tra di loro, si formano delle immagini che possono andare a diventare immagini relative, sai, alla cosa amore, matrimonio, e ti esce fuori un cuore, non lo so, sono quelle cose che le pensi così al momento, non vanno poi studiate in anteprima. Là parliamo di d'attualità, ecco, certo. Parliamo di diventare anche amici con i ragazzi, non dare solo quell'effetto di stare dietro la macchina, ma essere, cioè, ci deve essere secondo me anche l'attimo così. Assolutamente. Questo sì. Parliamo anche un attimino del suo studio, dove si trova, com'è possibile contattarla? Noi... da quanto tempo è presente? Allora, noi siamo presenti, io almeno penso di aver superato i 30 anni di presenza in questo settore. Siamo presenti attualmente a Volla, unica sede, alla via Francesco Petrarca numero 6, dove lì abbiamo il nostro studio con le nostre esposizioni interne e dove speriamo di accogliere tante coppie che quest'anno abbiamo avuto il piacere di contattare in fiera. Ecco, tra l'altro va detto, la fotografia viene anche accompagnata poi da un filmato, quindi vi è una ripresa di quelle che sono le... Diciamo che in questo io mi sento abbastanza fortunato, perché rispetto forse a qualcun altro, a qualche collega del mio settore, io oramai sono circa 15 anni che vengo accompagnato in questa parte della fotografia, quindi il video, da mio figlio Salvatore Panico, il quale è nato appresso a me proprio toccando appena le telecamere, e oggi è lui che gestisce tutta quella che è la ripresa e la post produzione video. E questo è un qualcosa veramente, perché ti fa entrare in quel feeling che è sempre lo stesso, e quindi tu sai che quel prodotto almeno non hai bisogno di andarlo a supervisionare, quello scivolerà tranquillamente senza problemi. Assolutamente, bene, bene. Tra l'altro va detto che Napoli offre delle bellissime location che voi tra l'altro sposate, ecco, in questo senso, come scenari naturali delle Ma Napoli proprio è una location in se stessa, no, quindi basta camminare nei vicoletti di Napoli per avere tutte le location che vuoi. Assolutamente. Tra l'antichità e tra la particolarità del vicolo napoletano, o anche nelle belle strutture che abbiamo, che a volte ci andiamo a depistare, come Villa Tiberiade, insomma abbiamo tanti e tanti e tanti posti da poter sfruttare. Napoli è una cartolina, quindi secondo me basta una macchina fotografica, un po' di fantasia e il resto si fa da solo. Certo, e poi ogni coppia magari ha le sue esigenze. C'è qualcosa in particolare che ci vuole segnalare, insomma, che si ricorda di qualche coppia? Avete fatto qualche servizio particolare? Particolare nel senso che l'ultimo matrimonio che abbiamo avuto il piacere proprio di prendere questa coppia alla manifestazione di Tutto Sposi che c'è stata a gennaio 2013, perché come sai noi ci siamo ripetuti, questo è ottobre bis, sì. Quest'anno abbiamo partecipato a questa manifestazione due volte, è stato un piacere, anche uno sforzo economico sicuramente nella crisi in cui siamo, ma
siamo stati ben lieti di contribuire a questa grande e grossa organizzazione che Lino Ferraro ogni anno ci fa vedere. Certo. E siamo lieti anche del risultato, come è andata finora. Ieri è stata una serata, secondo me, con tantissimi intervenuti. Mi dicevi di una coppia in particolare. Abbiamo avuto il piacere di conoscere questa coppia a gennaio, lei si chiama Lucia, è una ragazza che, se avranno il piacere di venirci a trovare nello stand, la vedranno. È una modella solo nelle espressioni, è l'unica che mi ha fatto lavorare quasi zero, cioè era una condizione, uno scatto per ogni movimento di questa ragazza. È un qualcosa di eccezionale, dinamica, allegra, tutte le virtù che un fotografo potrebbe richiedere in una persona. E questo è stato veramente un piacere. C'è qualche particolare agevolazione per chi viene a trovare a Tutto Sposi? Sicuramente chi ci onora di venirci a trovare nello stand avrà un qualcosa come un 30, un 35 minimo per cento di sconto rispetto a quelli che sono i margini che utilizziamo nel nostro studio. Ma questa è una bella notizia magari per sicuramente, se no è inutile investire. Certamente, noi veniamo qua, investiamo anche per prendere nuove coppie, quindi questo è importantissimo. Perfetto. Allora, signor Panico, io la ringrazio. Ti ringrazio io della tua intervista. Ospite, appuntamento qui a Tutto Sposi fino a domenica per poter usufruire di questa agevolazione, altrimenti appuntamento al vostro studio. Ti ringrazio. Grazie. Ti ringrazio. Ciao a tutti.